Salve amici, bentornati nel canale. Oggi mio marito ha deciso di piantare i cetrioli, ovvero dal semenzaio che aveva preparato alcuni mesi prima, vuole piantare le sue piantine. Per farlo ha preparato il terreno, vedete, a conca. E adesso andiamo nel semenzaio e togliamo le piantine, che ormai sono già pronte per essere piantate nell'altro orticello. Come vedete, le piantine di cetrioli sono quelle su in alto e sono già abbastanza grandi. Mio marito si opera con una zappetta e le va ad estrarre accuratamente. Vedete, un colpo libera leggermente il terriccio intorno alle radici della pianta e le estrae. È una tecnica molto semplice, senza uso di chissà quale esperienza o quale tecnologia. Qui adesso, in questo pezzo di video, si vede più da vicino e si mostra esattamente come fare. Molto molto semplice, esattamente come facevano i nostri antenati. Vedete, la pianta viene da sola. A circa 5-7 cm la zappa si va in profondità e si estrae la piantina. Adesso andiamo lì dove lui aveva preparato questo piccolo terreno, diciamo, questo orticello a conca. Perché a conca? La zona sotto, quella più bassa, praticamente diventa come un torrente, per quanto lui poi innaffia le piantine. Ecco, scava un buco, sempre con la zappetta, circa 5-7 cm di profondità e a distanza di circa 50 cm le va a piantare. Che distanza? Usando le mani poi a rafforzare la piantina stessa, nel senso che, ecco, guardate, esattamente con le mani accumula il terriccio attorno alla piantina. Purtroppo noi qui in Gargano abbiamo un terriccio presente molte pietre che mio marito facilmente scansa con le mani. E continuo a piantare le piantine fino a finitura, sempre distanti circa 50 cm l'uno dall'altro e la profondità un massimo 5-7 cm. Adesso si innaffia per prima la conca, quella laterale, e poi il rialzo, le piantine messe a rialzo una per una. Questo per la prima settimana deve avvenire tutti i giorni. Se piove non c'è bisogno tutti i giorni, potete farlo anche un giorno sì e un giorno no. Trascorsa la settimana, mio marito innaffia ogni due giorni, questo significa un giorno sì e un giorno no. E innaffia direttamente solo la conca, non più le piantine, cioè dove sono le piantine in rialzo. Ed ora possiamo aspettare la raccolta, che come sempre sarà sicuramente ottima. Ciao amici, alla prossima, iscrivetevi al canale. Ciao!